Sindaco, un appuntamento bello che riunisce questi territori e soprattutto è utile per la promozione di un comparto, il turismo delle aree interne, che deve vivere sull'agroenogastronomia e anche comunque sul patrimonio culturale di cui questo territorio è ricchissimo. Sì, è un appuntamento vivo, è un appuntamento che ha messo insieme il meglio del territorio di Valle Saccarda, che guarda oltre Valle Saccarda e oltre l'Irpinia. Quanti sono tanti gli appuntamenti nel cartellone? Qual è quello per cui anche un pubblico un po' più lontano può spostarsi e raggiungere la cittadina di Valle Saccarda? Ma guardi, può sembrare banale, ma le devo dire un po' tutti, perché noi passiamo da un momento sociale importante, che è quello dell'inaugurazione della panchina rossa e una giornata dedicata alla donna, dove c'è anche lo screening con l'ASL appunto relativo alla donna. C'è l'appuntamento della corale della Baronia presso la nostra chiesa Santissima Immacolata. Ci sono gli appuntamenti tematici presso il ristorante Minicuccio e il ristorante Oasis, dove ci sono delle cene a degustazione stazione e laboratoriali. È chiaro che sicuramente le date del 21, 22 e 23 dicembre legate ai mercatini di Natale e al volo della mongolfiera possono rappresentare un po' il clou di tutto l'evento, ma sicuramente anche le rappresentazioni di libri, quale quello di Franco Arminio, quelle musicali e via discorrendo, anche con gli appuntamenti con i bambini per il Babbo Natale e del presepe vivente organizzato dalla stessa scuola media ed elementare, sono momenti belli, momenti da vivere all'interno di una piccola comunità sicuramente ospitale e speriamo anche in quel periodo con un pizzico di neve. Beh, un appuntamento che riunisce, rende ancora più unita questa comunità che poi in realtà unisce un po' tutto il territorio oltre Valle Saccarda. Quali sono le attività che si svolgeranno in questo periodo, che sono, se non erro, 30 giorni? Allora, noi come associazione Iris abbiamo 3 o 4 eventi strettamente legati alla nostra associazione. La prima partirà proprio sabato con la realizzazione di una panchina rossa contro la violenza femminile, per dare un'impronta molto forte a queste brutte manifestazioni che ci sono. E poi siamo attive per il Pino Verde, dove raccoglieranno le calze quest'anno della Befana. Poi il 13 abbiamo organizzato una cena all'Oasis, una cena a tema, quindi ci sarà una degustazione delle cantine del ristorante e poi si andrà ad assaporare il tartufo che è del nostro territorio. E poi abbiamo il 18 dicembre, portiamo le persone della terza età a cinema. È una cosa che abbiamo molto a cuore, perché vedere la felicità delle persone che non sono mai andate a cinema, semmai gente di 60-70 anni, e portarli a vedere. Poi chiaramente proseguiamo sempre con una pizza, perché cinema è pizza. E poi un'altra cosa che non sta nel cartellone, però che noi facciamo sempre nel periodo natalizio, è di andare a fare una visita dove ci sono gli anziani, una casa per anziani, non mi veniva il termine, una casa per anziani, dove andiamo con un Babbo Natale vestito con il costume tipico e andiamo a donare loro delle caramelle, panettoni, e così si balla, un po' di musica, e vedere la felicità negli occhi di queste persone ci riempie il cuore di gioia immensa. Vicepresidente, al di là delle attività che svolge, le vostre nobili attività, però io vi chiedo, perché raggiungere è un buon motivo per venire a Valle Saccarda? Perché c'è il cuore a Valle Saccarda. Siamo delle persone molto con un cuore molto grande e accettiamo tutte le persone che ci vengono a trovare, ci fa tanto piacere. Noi ce la mettiamo tutta, come gruppo, come persone, come tutto.
facciamo parte del sociale, facciamo per Val Saccarda il possibile, il meglio diamo.